un territorio che molto spesso sappiamo, insomma, non risponde rispetto alle aspettative. Però bisogna sempre lavorare in quella direzione per cercare di rafforzare il legame tra un territorio e quella che è stata la sua storia. Molto spesso da sindaco ci sente dire: un tempo San Pietro rappresentava questo, aveva determinati presidi, poteva contare su determinate situazioni. Oggi magari può essere differente, no? Però poi forse si dimentica, sono stati dei personaggi veramente illustri sul nostro territorio che hanno fatto sì che il territorio raggiungesse dei livelli veramente considerevoli e importanti, delle famiglie storiche che per San Pietro hanno rappresentato un punto di riferimento importante, pensiamo a De Marco, ma tante famiglie che veramente sul territorio hanno dato e rappresentato. Beh, una di queste famiglie è sicuramente la famiglia Marzano. Quando l'avvocato mi ha prospettato questo incontro, questa opportunità per la comunità, insieme naturalmente alla biblioteca che ci ospita, è stata un'occasione importante e per quello l'abbiamo colta al volo. Per la tua autorevolezza poi, che oggi ci narrerà la storia di Gabriele Marzano, sulla quale naturalmente non mi soffermo perché ritengo che sia giusto che ciascun relatore poi esponga gli approfondimenti che ha effettuato e le conoscenze specifiche che ha, e penso che ci dà la possibilità di conoscere in dettaglio appunto questa figura, che in qualche modo ha lasciato anche una traccia indelebile e importante sul nostro territorio. I relatori sono il dottor Gabriele Marzano Junior, che insomma tratterà gli argomenti legati alla famiglia, alle origini in qualche modo di Gabriele Marzano. Mario Pennetta, l'avvocato Pennetta, che ci racconterà quella che è stata l'attività di avvocato e quella anche che è stato l'interesse per il sociale, come si è speso Gabriele Marzano all'interno del nostro territorio e non solo. E poi il professor Francesco D'Andrea ci concluderà, diciamo, questo incontro d'archeologo, il cultore di storia patria, per approfondire quest'altro aspetto della vita di Marzano, anche questo è importante e fondamentale. Io qui non mi intendo di dilungarmi ancora in quella della fase della premessa, poi ci sono sicuramente dei momenti ulteriori per sottolineare alcuni aspetti. Credo che sia importante invece passare subito ad ascoltare ciò che i nostri relatori ci diranno per avviare questo percorso e arrivare poi a fine serata arricchiti per una conoscenza che tanti di noi probabilmente non hanno di quella che è la storia di questa figura e che insomma è opportuno che invece in qualche modo sia trasmessa anche agli altri. Questo è il primo incontro, mi chiedeva il dottor Marzano, ma il primo e l'ultimo, il primo, uno dei tanti che ci saranno successivamente. Vediamo di continuare su questo filone per individuare quelle che poi sono le famiglie, le figure che hanno caratterizzato il nostro paese e che hanno lasciato appunto queste tracce importanti. Tanto comunque l'avvocato Pennetta, sappiamo insomma, ha approfondito notevolmente gli studi su tante famiglie, quindi ci potrà dire tanto su diverse figure del nostro territorio e in luogo accanto a chi c'è oggi ci saranno altre figure che sicuramente ci narreranno queste altre persone che il territorio hanno caratterizzato in maniera abbastanza importante. Qui passo adesso la parola al dottor Gabriele Marzano Junior, così ci narra insomma quelle che sono le vicissitudini o comunque le origini della famiglia dell'avvocato Gabriele Marzano. Grazie. Buonasera a tutti, vedo molte facce conosciute, sono molto contento di questa folta presenza. Allora, intanto io mi presento, sono Gabriele Marzano, appunto Junior, io ho avuto l'onore di avere il nome di mio nonno e oggi ho l'onere di fare una prima introduzione alla descrizione di questa figura che è stata sicuramente molto importante per San Pietro. E, quindi
io mi prendo il compito unicamente di descrivere l'origine e la famiglia da cui proveniva Gabriele Marzano Senior, sinteticamente, per poi lasciare la parola a chi mi seguirà per descrivere altri aspetti specifici dell'importanza di questa figura. Allora, intanto diciamo subito che Gabriele Marzano non nasce a San Pietro, nasce a Monteroni di Lecce nel 1894, quindi nasce in un anno, in un'epoca che è totalmente diversa da quella attuale, stiamo parlando di 120 anni fa, in un mondo che sicuramente per molti di noi è assolutamente inimmaginabile, almeno dal punto di vista credo sociale, economico, quindi in un contesto completamente diverso da quello attuale. Nasce da una famiglia della media borghesia leccese, perché è figlio di avvocati, il suo nonno, quindi il mio bisavolo, anche lui si chiamava Gabriele Marzano e anche lui era avvocato. Esiste ancora un ritratto del Gabriele Marzano senior nella Corte d'Appello di Lecce. Quindi una famiglia di avvocati che, come era tradizione dell'epoca, si tramandava la professione, la sua professione di genitore, di padre e figlio. E Gabriele Marzano nasce a Monteroni, però poi segue quindi il corso di studi tipico, diciamo, di un avvocato, quindi frequenta il liceo classico Palmieri, che credo che in quell'epoca fosse l'unico liceo, almeno nella parte del Salento Nord, penso. Dopo il liceo Palmieri va a Roma e si laurea in giurisprudenza. Successivamente, poco dopo, si trasferisce a San Pietro invece di Monteroni. Perché? Perché la famiglia Marzano aveva acquisito dei terreni a San Pietro Vernotico, terreni che erano probabilmente provenienti dai beni ecclesiastici, perché come molti, alcuni di voi sanno, San Pietro era un feudo prima dell'Unità d'Italia, un feudo della Curia Vescovile, e quindi questi beni ecclesiastici dopo l'Unità d'Italia furono trasformati in beni demaniali, parte di questi furono acquistati da piccoli e medi proprietari, e tra questi vi era la famiglia Marzano, che aveva acquistato questi terreni, aveva anche una casa di campagna. E questa casa di campagna è la villa che voi tutti vedete all'inizio di via Rizzo, quella con le colonne, con le palme. E noi in famiglia abbiamo ancora una vecchia fotografia degli anni 30, 40, non so, in cui praticamente questa casa è circondata da campi di grano, e siamo all'inizio di via Rizzo. Questo per darvi l'idea di quei tempi, che cosa era San Pietro, cioè era una villa che stava assolutamente fuori della periferia del paese. A questo punto lui si trasferisce a San Pietro e inizia la sua attività legale nel 1900, la sua attività professionale di avvocato nel 1920. Si sposa con Maria Garrisi, la quale è anche lei figlia di una famiglia di avvocati, tra loro c'è, lei era nipote di un illustre avvocato, Francesco Rubichi, illustre avvocato dell'Ottocento, praticamente leccese, cioè via, credo che sia la via davanti al comune, al municipio, no? Quella vicino a Piazza Sant'Onofrio, che è intitolata a Francesco Rubichi. Quindi, illustri famiglie di avvocati, lui inizia la sua attività libero professionale nel 1920 a San Pietro, lavora principalmente per principalmente a Brindisi, dove poi apre anche lì uno studio, ha sei figli che aveva onorevolmente con la moglie Maria Garrisi, e va avanti così nella sua vita. Tutto questo nella ordinarietà dei fatti, cioè uno potrebbe dire questa è la vita normale, tranquilla di un avvocato, diciamo, salentino a San Pietro del Nord. In realtà non è così, perché Gabriele Marzano, a partire da quella data, da San Pietro Vernotico, continua a portare avanti molteplici attività che gli portano ad un cursus honorum pieno, diciamo, di risultati e di onorificenze da lì fino agli anni 70, diciamo. E tanto che molto spesso noi nella nostra famiglia ci siamo spesso chiesti come facesse a portare avanti queste tante attività,
che ancora oggi, attraverso la documentazione che noi che zii hanno raccolto e mio padre ha raccolto, ci rendiamo conto di quante cose lui avesse portato avanti negli anni. E la spiegazione che ho trovato era duplice: uno, perché lui nutriva un grande amore per la sua terra, un amore praticamente viscerale che lo portava ad apprezzare sia la bellezza che l'importanza, diciamo, di portare avanti anche il progresso in questo luogo. E il secondo era che aveva anche accanto una grande donna, la Maria Garrisi, quindi dietro a un grande uomo c'è sempre una grande donna in qualche modo. E è ovvio che io adesso non voglio rubare tempo e argomenti alle persone che mi seguiranno. Io faccio soltanto, concentro soltanto su alcuni aspetti, su due aspetti che sono importanti, che magari erano portati avanti da mio nonno, oltre all'attività professionale e all'attività di cultura di storia patria. E intanto l'amore praticamente per il progresso sociale, ancora adesso raccogliamo praticamente documenti sull'attività per esempio di promozione del cooperativismo a San Pietro che il nonno portava avanti. Già negli anni 30 aveva promosso la costituzione dell'antica cassa rurale e artigiana che era una società anonima cooperativa che aveva l'obiettivo di sostenere con depositi e prestiti le attività professionali dei piccoli proprietari carrieri, dei contadini che avviavano la loro attività professionale. Era stato presidente dal 1929 al 1941 di una cooperativa che si chiamava la Casa Popolare, che era una cooperativa che portava avanti la promozione dell'edilizia popolare per la popolazione più in bisogno e quindi una sorta di istituto per le case popolari ante litteram. Aveva sostenuto la costituzione della pretura a San Pietro, che fu fondata nel 1964, e questo aveva avuto anche un beneficio sociale importante perché aveva permesso alla popolazione del circondario di non doversi ogni volta spostare a Brindisi, e in quell'epoca non era così facile come adesso, per portare avanti i suoi affari giudiziari. Altra cosa fondamentale era la promozione dell'istituzione della biblioteca comunale, questa qui, in quanto negli anni 50, con la morte di Giuseppe Nelli, che era il professore di filosofia, ordinario di filosofia all'Università di Firenze, il comune di San Pietro aveva ereditato 10.000 volumi, cioè quindi una collezione vastissima per quell'epoca di volumi di varie discipline, soprattutto di carattere umanistico, e aveva promosso e sostenuto la fondazione di una biblioteca pubblica a San Pietro Vernotico negli anni 50, cosa che per quell'epoca a San Pietro Vernotico, per i paesi di quell'epoca, non era certo grande ordinarietà. Ultima cosa, aveva promosso la fondazione dell'ospedale Ninetto Melli, mediante l'istituzione di una fondazione, la fondazione Ninetto Melli, che aveva in gestione l'eredità di Federico Melli, il quale alla sua morte aveva lasciato le sue sostanze al comune, con la condizione che però fossero utilizzate per l'istituzione di un ospedale, di un presidio pediatrico. E questa promozione e sostegno poi aveva portato all'istituzione di un presidio ospedaliero che adesso non ha seguito i destini che sappiamo, però negli anni 60, 70 e 70 aveva avuto l'importanza che sappiamo per tutto il circondario. Ultimissima cosa, e poi concludo: l'amore per la terra. Gli abitanti di San Pietro conoscono quello strano edificio ottagonale che sta nel fondo Petrelli, cioè un fondo che sta tra San Pietro e Squilzano. Ed è uno strano edificio ottagonale che il nonno aveva costituito e costruito negli anni 60, mi pare, ed era un centro di ritrovo anche dei contadini, comunque un centro di ritrovo per i familiari e per gli amici, ma era anche un centro di ritrovo per i contadini che abitavano in quella zona, tanto che a un certo punto, in un certo periodo, era stato costituito anche una scuola rurale per i figli delle famiglie contadine. Quindi una figura che i relatori che mi seguiranno sicuramente approfondiranno meglio di me
le caratteristiche professionali e di cultura della storia, della madre, della storia patria dell'avvocato Marzano, però una figura che faceva queste cose anche per un amore per la terra, per il luogo, che ritengo che avrebbe potuto anche non portare avanti in qualche modo, in un luogo che noi, ribadisco, possiamo poco immaginare. Era un luogo in cui l'analfabetismo e la miseria, stiamo parlando di 100 anni fa, a San Pietro era sicuramente molto diffuso. E io concludo permettendomi una considerazione assolutamente personale. E una volta un uomo religioso praticamente a me aveva condiviso con me una considerazione che consiste in questo: che in una famiglia molto spesso le persone realmente presenti non sono per forza o soltanto quelle vive, sono anche quelle persone che in qualche modo hanno dato con il loro esempio passato un'impronta, un'influenza così forte sui comportamenti, sui pensieri, le idee delle persone che poi continuano a vivere, che la loro presenza si continua, diciamo, a sentire al nostro fianco giorno per giorno. Quando io ho condiviso questa considerazione con questa persona, la prima persona che mi è venuta in mente è stato mio nonno. Ed effettivamente, insomma, poi lo abbiamo unico l'amore per la terra, quello che spesso manca e che non accomuna quelle che sono le idee, i pensieri di un territorio che poi invece si creare qualcosa di importante. Su questi presidi che purtroppo man mano sono stati poi sfilati, tra virgolette, al territorio. Passo la parola a Maria Pennetta, l'avvocato Pennetta, invece per dirci qualcosa sui profili di Gabriele Marzano, avvocato, oltre che appunto per entrare forse più dentro alle problematiche, o meglio agli interventi nel sociale.